Si è conclusa nella sede della Camera di Commercio di Genova la quarta edizione del Premio Imprenditore Ligure, iniziativa del periodico Liguria Business Journal in collaborazione con Banca Carige e il patrocinio di Regione Confindustria Union Camere Liguria, ha visto anche quest'anno la proclamazione di 12 nomination per quattro categorie. La targa di Imprenditore Ligure 2012 è stata assegnata dalla giuria Enzo Papi, dal 1995 alla guida del gruppo Spezzino Termomeccanica, una realtà che oggi conta 800 addetti e un giro d'affari internazionale da 200 milioni di euro. Se dovesse dare un consiglio a un imprenditore oggi, che consiglio darebbe? Di essere un innovatore realista. Come ho detto prima, ci sono sempre spazi attraverso il quale è possibile rivitalizzare un'azienda. Tutti questi spazi passano attraverso approcci creativi e spesso però domandano anche investimenti che le aziende a volte si possono permettere, a volte no. Bisogna essere realisti e capire quando c'è lo spazio per rilanciare e quando lo spazio non c'è, bisogna trovare o vie nuove o prenderne atto e creare delle nuove società. Il riconoscimento di Imprenditrice 2012 va invece a Giorgia Serrati Teglio della storica azienda genovese ICAT Food, mentre l'idea imprenditoriale dell'anno è l'AISA, la piattaforma tecnologica per l'autotrasporto marchiata Miranda. Sì, noi siamo stati piacevolmente sorpresi, era un premio inaspettato, tanto inaspettato quanto gradito. Non pensavamo, la sola segnalazione ci aveva fatto piacere, naturalmente ancora più piacere ci ha fatto averlo vinto prima. Ecco, quanto è importante avere nuove idee per un'impresa? Bah, se non è oggi nuove idee, credo che non si riesca ad andare avanti, bisogna trovare sempre qualche cosa in più. L'idea, diciamo, questi sistemi qui esistono, esistevano anche già da qualche anno e noi ci abbiamo messo qualche cosa in più. Cosa significa essere imprenditrice oggi? Difficile, io me la sono giocata forse con l'incoscienza nel momento in cui mio marito è mancato e quindi mi ci sono buttata dentro. Non si sa veramente che cosa succederà domani, non è che abbiamo grandi aiuti, bisogna basarsi su se stessi, avere fiducia, andare avanti. Tanto lavoro quindi. Tanto lavoro, tanto lavoro di equipe, tanto lavoro tutti uniti. La nomina di giovane imprenditore dell'anno va ad Alessandro Cavo, titolare delle aziende storiche Attilio Cavo a Mareti di Voltaggio e della pasticceria liquoreria genovese Marescotti, una storia imprenditoriale che sembra uscire dalle pagine di un romanzo e un richiamo all'ottimismo. Diciamo che l'ottimismo è anche obbligatorio, altrimenti non credo che riuscirei tutti i giorni a fare il lavoro che faccio. Sono sempre stato ottimista, continuo a essere ottimista. Tendo a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno ed è questo che mi spinge probabilmente a cercare di riempire l'altra metà. Ho scelto, diciamo, di fare un lavoro abbastanza difficile, che è quello di riposizionare la mia azienda in pieno centro storico. Abbiamo avuto dei buoni risultati in questi anni e voglio continuare sulla falsariga di questo mio progetto umano. Nelle terne scelte dalla giuria nomi rappresentativi di tutta la regione e di tutti i settori economici. Gli altri finalisti sono Giuseppe Costa, Costa Entertainment, Antonio Maria Galleano, ESI come imprenditore dell'anno, Rossella Boeri, azienda agricola Gaci, e Sara Zotti, tecnoedile per la categoria imprenditrice dell'anno, Cristiano Rao, Rao e Sartelli, e Umberto Suriani, Fides Medica come giovane imprenditore, Vincenzo Bianco, Binav Consulting e Massimo Ghidardi, Sanchem per l'idea imprenditoriale.